una maniera diversa di fare tutte le cose attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso diciamo, l'uso che noi abbiamo sempre più pervasivo del computer, degli smartphone, che entrano nella nostra vita quotidiana, nella macchina, nella possibilità di accendere e spegnere, come dire, oggetti di casa. Ecco, l'uso che abbiamo di fare tutte queste cose cambia radicalmente la nostra vita. Cioè, l'intelligenza artificiale non è un oggetto nuovo, è una maniera completamente diversa di fare tutto quello che noi facciamo, attraverso un uso, diciamo, pervasivo, invasivo dell'informatica e dell'elettronica. La Pontificia Accademia per la Vita ha la sua 3 giorni di convegno annuale, 26, 27 e 28 febbraio. Perché ve lo dico in questo modo? Perché il 26 e il 27 è il nostro seminario di studio sul tema il buon algoritmo, intelligenza artificiale, etica, diritto e salute, i nostri tre temi di studio. Poi la giornata del 28 invece sul tema Renaissance per una intelligenza artificiale umanistica. È collegata ma ha una tematica separata. È un altro evento connesso ma allargato, aperto alla cittadinanza, aperto a Roma. Chi vuole venire il 28 in auditorium qui a Via della Conciliazione, venga, si sbrighi ad iscriversi sul nostro sito www.academyforlife.va. È una giornata importante, verrà firmato un documento di impegno, una call, una chiamata per un uso etico dell'intelligenza artificiale. Noi l'abbiamo messa su questo nostro manifesto per una intelligenza artificiale umanistica centrata sull'uomo, appunto. Sarà il presidente di Microsoft, Brad Smith, il vicepresidente di IBM, John Kelly III, che firmeranno un documento di impegno sull'uso etico dell'intelligenza artificiale. L'appuntamento del 28 termina con l'udienza con Papa Francesco.